I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verde e Sinistra. Buonasera, bentornata Mariolina Sattanino, giornalista. Buonasera. Buonasera Mario Secchi, bentornato, direttore di Libero. Bentornato Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, il caso di Ilaria Salis è diventato un grosso problema politico che Giorgia Meloni, così ci dicono da Palazzo Chigi, sta cercando di risolvere. Ha chiamato Orbán, il presidente dell'Ungheria, subito dopo la pubblicità. Allora Marco Travaglio, in serata ci dicono fonti di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio Meloni ha parlato con il Presidente ungherese Orbán nel rispetto dell'indipendenza e autonomia della magistratura ungherese, e parliamo ovviamente del caso di Ilaria Salis che è detenuta da 11 mesi a Budapest con accuse gravissime. Però sembra sproporzionato tutto perché non è provato per il momento nulla, e l'abbiamo vista in catene ieri in tribunale, le vedrete anche adesso le immagini, sono immagini che ha fatto il TG3 nell'aula di tribunale nella capitale ungherese. Allora, Marco Travaglio, che cosa cambia e cosa può avere ottenuto la Meloni dal suo amico Orbán? Questo lo sapremo nelle prossime ore. Non è una cosa semplice quella che stiamo chiedendo a Orbán. Dimentichiamoci un attimo chi è Orbán. L'Ungheria è un paese membro dell'Unione Europea, quindi dobbiamo dare per scontato che sia uno Stato di diritto, altrimenti non ne potrebbe fare parte. Tra l'altro era stata appena assolta l'anno scorso perché si era detto che tutti i dubbi che aveva la Commissione europea erano stati superati dalle riforme che aveva fatto il governo. Quindi uno Stato di diritto, i giudici decidono. Adesso noi che cosa stiamo chiedendogli? Non credo che gli stiamo chiedendo soltanto di scusarsi per quel trattamento inumano con le catene, le manette addirittura alle caviglie, non soltanto ai polsi. Il guinzaglio, scena che purtroppo non è un unicum dell'Ungheria, ma gli stiamo chiedendo probabilmente qualcos'altro, cioè, non so, di portarla in Italia. Bisogna vedere che cosa gli stiamo chiedendo e che cosa possono concedere, perché finora Orbán era accusato di mettere le mani sull'indipendenza della magistratura. Ma se noi passiamo da Orbán, gli stiamo proprio chiedendo di fare questo, cioè di mettere le mani sulla magistratura e di sottrarre, se è questa la richiesta, un imputato al giudice, che fino a prova contraria non prende ordini da Orbán. Quindi è un caso diplomatico molto complicato che vedremo come si risolverà quando dopodomani Giorgia Meloni incontrerà Orbán in Europa. Voglio solo dire che voi di Alleanza Verde e Sinistra e anche altre posizioni, anche la Schlein, insomma, chiedete, voi avete chiesto un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Meloni in Parlamento. Ecco, è diciamo risolto per voi il caso, nel senso che continuate a chiedere che la Meloni venga in Parlamento, che risponda, che chiarisca? Cosa vi aspettate a questo punto? Ma guardi, intanto la Presidente Meloni deve venire a rispondere del perché si è deciso di attivarsi dopo ben un anno dall'arresto della nostra concittadina Ilaria Salis, dato che ci piace tanto parlare di prima gli italiani. Vorrei ricordare che è italiana anche lei. È in quello stato di detenzione terribile dove, come appunto abbiamo raccontato, vengono violati totalmente i diritti di questa donna, e per un anno non si è fatto niente. Oggi magicamente, dopo la diffusione delle immagini di Ilaria che va al processo
messo in udienza e incatenata come Marco Travaglio ha appena descritto, allora ci svegliamo tutti. Ma vogliamo ricordarci che in quest'anno tutti coloro che dicono, e mi riferisco ai vari ministri e rappresentanti di governo che cadono dalle nuvole e dicono che non sapevano nulla, beh, forse hanno la memoria corta, perché non è vero che non sapevano nulla, perché la famiglia di Ilaria Salis ha denunciato svariate volte, si è rivolta addirittura nel marzo del 2022, marzo del 2023, direttamente alla Presidente del Consiglio. Poi, non ricevendo risposta, il 1 dicembre ha scritto al Ministro di Giustizia e a seguire ad altri ministri. Ad oggi nessuna risposta è arrivata. Ma è possibile, signori miei, che ci svegliamo solamente quando siamo messi di fronte a quelle immagini, di fronte alle quali non si può più negare nulla? Mario Secchi, ci svegliamo solo quando non si può più negare l'evidenza, perché è un po' questo quello che è successo, visto che è vero che il governo italiano non è che non sapesse, in primis la Farnesina, il ministro degli esteri, che c'era il caso di Ilaria Salis. Sì, che stava aspettando. Mi voglio ricordare anche che oltretutto sono arrivate anche delle richieste ufficiali, perché io e altri miei tre colleghi, il senatore Scalfarotto, l'onorevole Quartapelle, l'onorevole Bonelli, abbiamo fatto ben 4 interrogazioni e risposta scritta, oltre tutte quelle a risposta orale in aula. Nessuna risposta. Se non un copia e incolla, vero e proprio Secchi. A tutti quanti. No, mi sembra di assistere di nuovo alla fotocopia del caso Zacchi, su cui la Meloni ovviamente non c'entrava niente, e il pressing sul governo Meloni per ragioni ovviamente di propaganda politica legittime, per carità, non mi stupisco di niente, e siamo di nuovo alla replica. Ricordo che Zacchi poi è uscito dalle prigioni egiziane. Adesso c'è stata stasera una telefonata tra il Presidente del Consiglio Meloni e Orban, vediamo che cosa succederà. C'è un appuntamento istituzionale in Europa, quindi il Consiglio europeo, dove i due potranno scambiare le loro opinioni. Resta la delicatezza del punto, che Marco Travaglio ha detto una cosa più che corretta, cioè bisogna stare attenti, e non a caso la nota, l'off, diciamo, di Palazzo Chigi. La nota di Palazzo Chigi di poco fa. Sì, è una nota informale, ma chiaramente è Palazzo Chigi alla fine, e punta su un dettaglio che non è un dettaglio, che è nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, in questo caso è quella ungherese, ovviamente. Perché si dice questo? Perché non bisogna forzare la mano. Da una parte non si può chiedere a Orban ufficialmente: intervieni per favore sui tuoi magistrati, perché sarebbe la certificazione dell'accusa che si muove a Orban, cioè che è il burattinaio della giustizia ungherese. E dall'altra non bisogna correre il rischio concreto di irritare il tribunale ungherese, perché è un passaggio di una delicatezza estrema. Per cui tutto quello che noi diciamo in questo momento è in realtà sottoposto alla curvatura del negoziato diplomatico, e non solo, e del negoziato eventuale che ci potrebbe essere, ma non sono sicuro di questo, certamente, con la magistratura. Penso che ragionevolmente noi non possiamo pretendere Orban scarcera pretendere che vengano applicati immediatamente quanto previsto dalla decisione quadro del 2009. Vuole che glielo legga? Ce lo dica in sintesi, se no non capiamo. Che bisogna garantire ai cittadini, anche che non sono residenti nel paese in cui è in corso il processo, che possano essere messi agli arresti domiciliari nel loro paese nel loro di residenza. Quindi in questo caso Ilaria Salis dovrebbe scontare i domiciliari in Italia. Allora, sì. Mariolina Satanino, abbiamo detto all'inizio che il presidente ungherese Orban è un amico di lunga data e alleato di Giorgia Meloni. Sì. Che cosa possono scambiarsi? No, non conosciamo ancora i contenuti di questa telefonata, ma qualcosa possiamo immaginare. Anche perché oggi Romano Prodi ha detto, a proposito di questo caso, che gli sembra una provocazione di Orban e che la reazione del governo potrebbe essere un po' più rigorosa, vista l'amicizia che da sempre lega la Meloni con Orban. Beh, obiettivamente quelle immagini erano di una crudeltà talmente esagerata e di una inutilità talmente esibita, così contrarie al diritto europeo,
che viene naturale pensare che possa essersi trattato quantomeno di una provocazione. Sta di fatto che il caso è diventato mediatico proprio per quelle immagini ed è diventato un caso europeo, come ha detto anche il ministro Tajani, sono immagini che violano il diritto europeo. Ora, per quanto riguarda la direttiva del 2009, ci sono alcune ipotesi di reato che permettono di aspettare la sentenza ai domiciliari, altre credo no. Non penso, però non mi voglio addentrare in questo. Quello che vorrei ricordare però è che fra due giorni si svolgerà il Consiglio europeo straordinario per varare il cambiamento e l'ampliamento del bilancio comunitario in maniera da poter dare 50 miliardi in 4 anni all'Ucraina, questione sulla quale Orban si era opposto e aveva messo il veto. E ricordiamo che Orban è sempre stato molto filorusso in questi anni. Molto filorusso, forse per motivi ideologici, sicuramente per motivi economici, però c'è stato un cambio di strategia, mentre a dicembre tutti lo hanno chiamato, c'è stata una specie di diplomazia dell'appeasement nei confronti di Orban per cercare di convincerlo, eccetera. Adesso non ci parla più nessuno, nessuno più lo chiama, e l'Unione Europea ha deciso di passare al contrattacco, come gli ungheresi dicono, ricattandoci sul piano economico. Sta di fatto che è uscito un documento dal Consiglio Europeo, che è stato pubblicato dal Financial Times ieri e che non è stato smentito, che mette in fila le criticità dell'economia ungherese, a partire dal debito a continuare all'inflazione, e tutto questo non fa bene ai titoli ungheresi e viene colto dai mercati con internazionali. Grande rapidità. Quindi questa potrebbe essere una pressione. Lì lui però non avrà molti alleati nel Consiglio Orban europeo di dopodomani. E vedremo lì come andrà, naturalmente lo seguiremo. Senti Marco Travaglio, a proposito di queste immagini di Ilaria Salis in catene nel Tribunale di Budapest. Allora, tutti le abbiamo viste, sono da un giorno e mezzo su tutti i giornali, sui siti, si possono vedere ovunque, e oggi verso le 11, mezzogiorno, insomma, il ministro Lollobrigida è stato chiesto dai cronisti se voleva commentarle e il ministro ha detto: ma io non posso commentare perché non le ho viste. Allora, uno si chiede la mattina quando si sveglia se lega un giornale, se guardi un sito, qualcuno gli dirà le informazioni più importanti della giornata, o come funziona secondo te? È ovvio che le aveva viste, in televisione non si è visto e non si è parlato d'altro ieri sera e stamattina, quindi è chiaro che le aveva viste. Può essere che qualcuno al governo gli abbia detto di stare zitto, visto che ogni volta che apre bocca crea degli incidenti diplomatici. Se parlava del caso Salis, la Salis rischiava probabilmente di beccarsi l'ergastolo dopo le parole di Lollobrigida. Il problema è che invece di dire no comment ha detto non l'ho visto, e quindi è riuscito a fare una gaffa anche mentre giustificava il suo silenzio. Questa storia qui avrebbe bisogno, se c'è un'attività diplomatica, di un grande silenzio, perché, ripeto, queste cose non si fanno alla luce del sole. Si fanno a umma, perché non sono delle cose semplici. Ricordo quando la Meloni e Fratelli d'Italia erano scatenati, due marò italiani furono arrestati e imputati in India per avere ammazzato dei poveri pescatori inermi. E qui non si accettava nemmeno l'idea che li processassero. E ogni volta che venivano in Italia per un permesso e venivano ricevuti al Quirinale come degli eroi, si complicava la situazione con l'India, perché c'erano pure i familiari delle vittime in India. Questa volta, per fortuna, non c'è nessun morto. Ci sono delle persone che hanno avuto delle prognosi di pochi giorni e che non hanno neanche querelato. Però comunque stiamo, se è quello che ho capito, chiedendo qualcosa che ha poco a che fare con lo Stato di diritto. Cioè stiamo chiedendo a Orban
di mettersi in tasca il giudice. E finché il giudice avrà nelle sue mani Ilaria Salis, io preferirei che non lo facessimo incazzare troppo, perché è capacissimo di condannarla e a pene altissime. Il PM ha chiesto 11 anni. Questo sei d'accordo con per Tajani, quel reato Marco? Lì, le pene arrivano a 24, ma io non sono un grande fan di Tajani, ma oggi ha cambiato completamente posizione rispetto a ieri. E in mezzo, tra le due posizioni, c'è il suo incontro con l'ambasciatore. Evidentemente l'ambasciatore gli avrà detto, se volete qualche speranza di risolvere la questione, toni bassi per favore, perché se questa diventa un caso internazionale, lo stesso Orban come fa a giustificare davanti al suo paese che prende una imputata e la riconsegna all'Italia? Marco, ho capito, ma un anno di silenzio è veramente tanto. In un anno questa persona è stata di fatto torturata. Ma anche un giorno è tanto, Ilaria. Io non sto dicendo che non è un abominio, sto dicendo che finché è nelle loro mani dobbiamo cercare di non irritarli con dichiarazioni assurde, come alcune dichiarazioni assurde che ho letto oggi. E non strumentalizzarlo. Cioè, addirittura parlamentari che criminalizzano questa povera ragazza con dei filmati in cui lei non c'è. Quindi adesso ve li facciamo vedere. Nei dialoghi con le istituzioni valgono le istituzioni, sembra una banalità, ma bisogna ricordarselo. Ora, in Ungheria noi abbiamo un ambasciatore, questo ambasciatore avrà fatto il suo lavoro diplomatico, non è certo uno che ha lavorato con i pericolosi sovranisti. Questo ambasciatore è stato il consigliere diplomatico di Speranza, il consigliere diplomatico Roberto, di Valeria Fedeli, il consigliere diplomatico di Giulia Grillo, quindi ha lavorato con esponenti politici. Ma diamo per scontato che è un ambasciatore della Repubblica Italiana. No, qua non si dà niente per scontato, perché sia, perché diciamo, equidistante e sia un diplomatico. Sì, però non ci nascondiamo dietro un dito, perché lo vedono tutti. Il climax è quello di cercare di rovesciare ancora una volta sul governo Meloni un caso che non è suo. Dopodiché bisogna stare ulteriormente... Ma perché c'è di mezzo Orban, ne parliamo, perché infatti, che è un amico e alleato di Meloni di lunga data, peraltro. Quindi quell'ambasciatore non mi risulta, non risulta, no, da quel che noi, sappiamo. Non era questo in discussione. No, è in discussione tutto, perché se si dice ma il governo non è intervenuto, come diceva Cucchi... Guardi, le dico, io ho fatto una pubblica denuncia il 10 gennaio e adesso, guarda caso, ho capito, ma la sua pubblica denuncia... C'è un ambasciatore in Ungheria fino a prova contraria. Dopodiché, ma se non hanno tutto è stato fermo penso, e lo dicono le che condizioni che allora racconta la pena la stessa Italia nelle sue lettere. Bisogna stare attenti perché qua... noi diciamo la pena è sproporzionata, sì, ma quella è una corte dell'Ungheria, non è una corte italiana, dove ogni paese poi ma ha le sue Ma è un paese regole. Dell'Unione Europea. Secondo me le questioni sono anche due, perché un conto è il processo, le accuse, la pena. Un altro conto è come viene tenuta in carcere, Brava. Le condizioni, come ce l'hanno mostrata certo, in tribunale, praticamente al guinzaglio, una povera ragazza. No. Che voglio dire, non è che costituiva una minaccia. E no, diciamo quindi, non credo ecco, che fosse quindi, così pericolosa da doverla mettere in catena. Le nostre pressioni possono essere esercitate anche su sul fatto facendo. Che possa essere seguita dall'ambasciata, perché poi non c'è solo l'ambasciatore, ci sono tutti i funzionari dell'ambasciata certo. che probabilmente se ne stanno occupando sono andati a trovare che erano al corrente della situazione. Vorrei far presente che Ilaria Salis e la sua famiglia in tutto questo non stanno chiedendo che Ilaria non debba scontare la sua pena, semplicemente che la possa scontare in condizioni che ancora possiamo definire civili e democratiche in Italia. Hai ragione Marco, attendere gli esiti del processo ai domiciliari nel suo paese. Non sta chiedendo aspetta un attimo, non c'è una sentenza esattamente questo tutti no certo. Infatti, la reciprocità si ottiene se c'è la sentenza domiciliari contro domiciliari, ma dove sono? È in attesa di giudizio. Ci sono 11 mesi di carcerazione preventiva in condizioni spesso molto poco umane e l'avvocato difensore l'ha potuto vedere dopo tanto tempo, quindi non proprio il rispetto dei diritti fondamentali come prevedono le regole dell'Unione Europea. Ma se per chiedere la liberazione poi otteniamo il contrario, cioè che la condannano ancora di più e se la tengono eccetera, dobbiamo stare attenti, io dico quello. Cioè, poi
si può fare tutto quello che vogliamo, una grande utopia. Sì, no, ma diciamo il sospetto che siccome dai, per 11 mesi e mezzo non è successo assolutamente niente, nonostante le richieste del padre di Ilaria Salis, delle opposizioni, Malini, interrogazioni partitico-politiche, non è successo niente, sono uscite queste immagini che hanno scatenato un putiferio politico. Ma voi ve lo ricordate? E come diceva Marco Zacchi, Travaglio, parlavamo di strumentalizzazioni politiche, no? Il silenzio dovrebbe essere d'oro in queste situazioni, naturalmente con le immagini che sono circolate da ieri era impossibile non trattare in modo aperto questo caso, fermo restando che il silenzio sulle grandi questioni importanti, no, ma io dicevo, non il bisogna silenzio rispettarlo. Di chi sta al governo. Il silenzio di chi sta al governo per non rispettare il governo, esatto. No, mica il nostro, ci mancherebbe, noi abbiamo il dovere, ma ci mancherebbe altro. Ed è questo quello che volevo sottolineare, insieme al fatto che chi sta al governo con Giorgia Meloni non è stato in silenzio manco oggi, nel senso che la Lega, col numero due di Salvini, Crippa, ha detto spiace il trattamento riservato a Ilaria Salis, ma ogni paese punisce come vuole e quindi non bisogna interferire e dire niente su questo. E poi è stata data anche un video sui social della Ceccardi, che è una eurodeputata della Lega, ed è stato questo, guardate. Ecco, allora, siccome il padre della Ilaria Salis, Roberto, ha detto che crescono le azioni per screditare la figlia, che girano foto e immagini dove lei non c'entra assolutamente niente, per esempio queste che abbiamo appena visto e che vengono fatte girare dall'eurodeputata leghista Ceccardi, e che ha scritto anche quando indignano più le manette che un ragazzo pestato, questo è quello che fa il gruppo della Salis a Budapest assieme ai suoi amici antifascisti in assetto armato. Vuole commentare, senatrice? Ma guardi, intanto al di là del fatto che, come faceva notare in quelle immagini, io non vedo Ilaria Salis, e poi diciamo io non capisco questo bisogno di strumentalizzare e comunque di trovare sempre nella vittima delle responsabilità. La sottoscritta ne sa qualcosa, diciamo, di questo modus operandi. Ora, della serie se l'è andata a cercare. Se l'è andata a cercare, no? E per di più arriva da una leghista. Ora è evidente, a me quantomeno sembra evidente, che è iniziata la guerra in casa loro, forse in previsioni delle europee, però ricordiamoci che non si fa politica, non si fa propaganda elettorale sulla pelle della gente. E poi io vorrei dire anche una cosa, lei parlava del fatto che non so per quale strana ragione lei è così convinto che Ilaria Salis non possa venire a scontare i domiciliari in Italia. Io le dico che invece convinto, è possibile, ma le dico anche un'altra cosa, che in Germania per esempio un altro ragazzo, un imputato condannato tedesco per la stessa vicenda, che sta scontando la sua pena nel suo paese. Quello, c'è un piccolo dettaglio, condannato. Allora, il diritto non lo possiamo plasmare come vogliamo noi, ma è guardi, condannato. Guardi, Travaglio probabilmente è d'accordo con me che sarebbe allora, fatto eccezionale. Allora, Travaglio, se vuole gliela regalo, se la legge... No, per fortuna non c'è ancora una pena da scontare. Esattamente, cioè è un tema enorme, cioè se noi non entriamo Marco Travaglio, aspetta un attimo Mario, secondo me voglio capire cosa significa questa cosa della Lega, perché se ne escono con questi filmati, perché se ne escono con queste dichiarazioni, sono alleati della Meloni in questo governo. Sì, ma io attribuire a quello che dice la Ceccardi una linea logica di guerra interna al centrodestra, mi sembrerebbe fare troppo grande la Ceccardi. Io credo che siano le classiche sparate estremistiche dei leghisti per cercare di raccattare qualche voto, visto che ultimamente ne vedono pochi. Se volessero fare male alla Meloni, sai quanti strumenti avrebbero. Sarebbe bastato che l'altro giorno tenessero fermo l'ordine del giorno
per dire basta con l'invio di armi all'Ucraina nel momento in cui si votava, invece sono tornati indietro. Sono così delle esternazioni di questi maniaci dei social che ogni giorno devono inventarsi qualcosa per, credendo di tirar su dei voti, poi spero che non tirino su dei voti screditando una nostra concittadina che si trova in una condizione di cattività e di debolezza in un paese e sotto una giustizia come quella ungherese. Quindi no, non ci vedo una guerra, ci vedo proprio la disperazione dei leghisti che si stanno avviando verso un brutto futuro per loro. Brutto futuro per i leghisti ed è la disperazione dei leghisti. Cosa significa, Mariolina Satanino? Intanto, guardando quella roba lì, uno si chiede, lì c'è scritto il caso Ilaria Salis e poi c'è tutt'altro. Quindi che cosa c'entra, che cosa vuol dire? Però noi stiamo continuando ad assistere a episodi di tutti i tipi in cui c'è una strumentalizzazione politica e uno veramente si chiede ma questo che cosa c'entra? Come per esempio la vecchietta dell'altro giorno davanti al carabiniere che diceva non è il mio presidente della Repubblica e lei gli ha detto questo che cosa c'entra? Cioè, visto che il Presidente della Repubblica, perché il carabiniere ha detto no, io non l'ho eletto, e la signora attivista, 93 anni, gli ha detto ma non si elegge in Italia il Presidente della Repubblica. Ma questo cosa c'entra? Capito? Cioè, c'è un incepparsi del ragionamento per la voglia a tutti i costi di strumentalizzare il caso politico, il caso mediatico del momento. Beh, e questo è quello estremamente che sta succedendo in questo caso, sgradevole, però, Mariolina. Perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che tu stai di fatto rovesciando sul governo Meloni un caso che non ha aperto il governo Meloni, che il governo sta cercando di risolvere. No, noi qui stiamo parlando della Lega, però. Ho capito, ma anche dove ma è stiamo la parlando cosa, cioè della Lega in questo momento. Vabbè. Quindi non è una questione di maggioranza e opposizione. Ma ti pare io veramente sarei d'accordo che nessuno strumentalizzasse questa cosa e vorrei che si stesse in silenzio da una parte e dall'altra, perché c'è di mezzo la vita tra l'altro, di una giovane donna. Che però nel frattempo ci fossero i fatti. No, perché scusa Marco Travaglio, giusto per chiarire quello che dice Mario Secchi, no? Si rovescia su Giorgia Meloni. Giorgia Meloni naturalmente è la Presidente del Consiglio di questo Paese, è legata da un'amicizia di tanti anni a Orbán, il Presidente ungherese, però devono stare tutti zitti, i giornalisti devono stare zitti, le opposizioni devono stare zitte, non ho capito cosa... Il governo doveva muoversi molto prima, visto che Ilaria prima raccontava le interrogazioni che sono state fatte e che ricevevano sempre un modulo prestampato di risposta. Adesso però che si sta muovendo, diciamo, da parte degli esponenti di governo il silenzio è d'oro, perché a questo punto o lavora la diplomazia oppure finisce male. Dopodiché c'è anche il tema Ungheria, che non è secondario. L'Ungheria, a seconda delle convenienze, diventa il paria d'Europa o l'amico. Orbán ha cominciato come grande amico di Berlusconi, è stato rieletto 3-4 volte, sempre con posizioni, diciamo, euroscettiche, per usare un eufemismo. Lo volevano sanzionare e levargli il PNRR perché non rispettava lo Stato di diritto. Poi ha obbedito un paio di volte sull'Ucraina, gli hanno abbonato le sanzioni che minacciavano, adesso è di nuovo, minacciano addirittura di levargli il diritto di voto in Europa, la democratica Europa, perché non obbedisce alla NATO, agli americani, sui 50 miliardi all'Ucraina. Se vogliono fare un favore a Orbán, continuino così. Orbán andrà davanti al suo popolo e dirà guardate che bella democrazia in Europa, se votiamo contro i loro ordini ci levano il diritto di voto. Allora, su 27 questo è troppo... saremo Scusa, gli unici, Marco, che non possono votare. Dovremmo approfondire per 6 giorni dell'Europa. Non è così semplice, il diritto di veto c'è su tantissimi temi e in tantissimi comparti e non funziona più quando si è in così tanti paesi, non si può essere messi sotto processo e ricatto di un paese perché è filo Putin, filo russo, come nel caso dell'Ungheria, sui soldi da mandare in aiuti all'Ucraina, e l'Ungheria quando ha avuto, diciamo, il permesso di
far parte dell'Unione Europea era un altro paese, non era questa Ungheria con questo e allora Orbán, che non rispetta, viola tutta una serie di norme comunitarie. Speriamo, però, allora, speriamo che non lo espellano. Non è che puoi levargli il diritto di voto solo quando dice altrimenti. No, ma non, nessuno sta dicendo questo, solo per mettere in fila un paio di cose. È quello e che vogliono fare. E adesso Paolo Pagliaro ci mette in fila un paio di cose sul PNRR. Guardate. Il Consiglio dei Ministri affiderà a un decreto il compito di dare impulso al piano di ripresa e resilienza, sul cui stato d'avanzamento si sa in realtà assai poco. La totale assenza di trasparenza viene da tempo denunciata da chi, come la Fondazione Open Polis, sin dall'inizio tiene sotto osservazione il progetto con cui l'Italia si gioca un pezzo di futuro. A fronte di una dote di 195 miliardi, non sappiamo quanta parte delle risorse sono state messe a gara. Le stime variano all'interno di un ampio intervallo fra i 45 e i 70 miliardi, ma sono concordi nel dire che le gare aggiudicate non valgono più di 24 miliardi. Degli obiettivi finali del piano, i famosi target, è stato raggiunto solo il 16%. Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, l'associazione delle società per azioni, ha affidato a un podcast la richiesta di maggior trasparenza sulle riforme e i progetti strategici, come quelli riguardanti le politiche attive del lavoro, le iniziative per ridurre l'arretrato dei tribunali e rendere più veloce la giustizia, la digitalizzazione delle scuole, la diffusione della telemedicina e della sanità digitale, il rilancio della formazione tecnica, la valorizzazione del turismo, le connessioni a banda ultralarga. Osserva Firpo che, potendosi basare solo su scarse e frammentarie informazioni, il dibattito pubblico sul PNRR vive di aneddoti, percezioni e diventa terreno di uno sterile scontro tra controparti disinformate che si scatenano sui giornali ogni volta che sta per scadere il pagamento di una rata da parte della Commissione europea. E questo, conclude l'economista, è un vero peccato. Allora siamo in chiusura, grazie Marco Travaglio, grazie Ilaria Cucchi, grazie Marolina Sattanino, grazie Mario Secchi, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Floris, al suo di martedì, quindi state con noi e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.la7.it/podcast.